Buonasera, buon sabato e buon fine settimana. Questo fine settimana siamo al cospetto, diciamo così, di un sapone molto famoso nel mondo dei rasatori, appunto Saponificio Varesino, che ha saputo in questi anni dare la risposta italiana, diciamo così, al sapone hard soap inglese, che sappiamo essere comunque sul trono degli hard soap a livello mondiale. Parliamo di comunque saponi che sono sulla cresta dell'onda da diversi anni, diversi decenni. Parliamo ad esempio dei saponi inglesi che hanno fatto veramente da padrone in tutte le specie e sottospecie di produzioni in tutto il mondo. Beh, Saponificio Varesino anch'esso è un brand riconosciuto in tutto il mondo e soprattutto è una risposta italiana. Siamo arrivati a Tundra Artica, la versione beta 4.3, che c'è da diversi anni, almeno che io ricordi. Avevo la versione, per esempio, Felce Aromatica beta 4.3. ora c'è una riformulazione di questa Tundra Artica, prima in beta 4.1 è arrivata ad oggi alla 4.3. Quali siano le differenze? Allora, non viene specificato chiaramente da Saponificio Varesino, pur leggendo attraverso le schede tecniche dei saponi ci sono delle aggiunte, dei miglioramenti dell'INCI, ma non ho trovato informazioni nello specifico. In ogni caso sono delle riformulazioni che vanno comunque a migliorare il prodotto. Ricordiamo che Saponificio parte dai tempi che furono, dalla versione 1.0 sino ad arrivare alle versioni di oggi. Tundra Artica. La tundra sappiamo benissimo essere un territorio aspro, piuttosto inospitale, se così vogliamo dire, dove sono pochi gli elementi che sopravvivono, che vivono in modo tranquillo. La tundra non è sicuramente il posto adatto. Qui abbiamo una profumazione che si articola, io mi sono stampato la piramide olfattiva per meglio descrivere e farvi notare anche visivamente. Abbiamo delle note di testa che abbiamo l'agarwood, e si tratta del wood, quindi è una resina che cresce sul legno, che è preziosa, ha un profumo particolare, un po' selvatico, e sa offrire. Sicuramente gli arabi sanno utilizzare molto meglio di noi, sono espertissimi nel wood. Abbiamo questa nota di testa di nuovo che prosegue con legno di cedro e mandarino, quindi non sono elementi che crescono nella tundra, ma bensì che danno questa profumazione, che nell'insieme comunque non vengono distinti uno ad uno, ma nell'insieme danno un bouquet molto particolare. Le note di corpo, che sono cashmeran, la rosa damasca, questa è importante, e il patchouli. E poi le note di fondo, le note ambrate, legno di sandalo e cuoio. Quindi ci troviamo di fronte ad un prodotto complesso nella sua profumazione, nel suo grado olfattivo. Tundra Artica, qui il produttore, leggevo prima, a parte che fa un elenco piuttosto sostenuto sull'INCI, quindi ogni singolo ingrediente, qui non lo vedete, ma se andate sul portale del produttore potrete vedere la scheda tecnica. Io vi dico soltanto qualche
passo ampio, no? Saltando qua e là. Il produttore parla, sì, sulle note di utilizzo, ma quello che mi interessava di più è sulla profumazione. Qui il produttore parla che ha adottato questa profumazione per richiamare l'ambiente della tundra artica, che fin qui ci siamo arrivati noi, e ci siamo basati sulla profumazione di agar wood. Del Lud parlavamo, ma armonizzata per trasmettere una sensazione di spazi aperti, freschi e con una percezione marcatamente legnosa di arbusti. Questo è proprio, ecco perché c'è Lud, no? L'arbusto, qualcosa di anche di legno un po' marcio, ma nella sua eleganza comunque. Beh, io direi che possiamo vedere la confezione, le confezioni anche di tundra artica. Non so neanche se faremo un montaggio, ma magari sì, perché comunque non vorrei farvi, cioè allungare troppo il video. Tundra artica nella sua profumazione, nell'aftershave e nel sapone da barba. 150 grammi. Immancabile nella sua veste tundra. Lud si sente, eh? Ma sì, un montaggio ci sta. Beta 4.3. Sono sempre orgoglioso di vedere recensire il saponificio Varesino. Vediamo anche l'aftershave. Si è rimpicciolito l'aftershave. Come mai? Allora, è più piccola la boccetta, la ricordavo più grande, eh? Tipo dessert vetiver oppure Opuntia. Oh, dessert vetiver. Forse la quantità. Questo è da 100 ml, se non ricordo male il precedente era da 125 ml. Aftershave. Vediamolo un po', sentiamolo un po'. Quindi una boccetta di prelevamento più semplice rispetto alla precedente, con il tappo per lo splash. Mazza, ottima la profumazione comunque, molto elegante. Allora, io direi di andare ad utilizzare questo Tundra Artica e fare un montaggio prima della rasatura di domani. Devo aspettare l'acqua calda. Facevo prima ad ottenerla con il forno microonde, eh. Ce la farò. Allora, tundra artica. Non mi serve tantissima acqua. Lui parla di acqua bollente in modo da far sciogliere il sapone e poi di andare a prelevare la preziosa acqua di vegetazione, che io chiamo così da diversi anni. Acqua di vegetazione che si forma, ricca di quegli elementi che servono per la rasatura. Allora, ho preparato. Stanno facendo dei lavori vicini. È un po' tardi però per fare i lavori, no? Allora, stavo dicendo, ho preparato Simpson Chubby 2, questa volta però in versione sintetica. Allora, direi di andare a vedere come saponificio Varesino si comporta in viso, eh? Tundra Artica.
Tanto c'avevi due synth, ha prelevato tutto quanto c'era all'interno della confezione di liquido. Adesso è un hard stop, attacca subito. Si sviluppa quasi subito il montaggio. Montaggio mi pare serio, eh? Comportamento di Chubby 2 ineccepibile, fa praticamente un disegno in viso, non è che l'ho voluto fare io, eh? Veramente preciso, uno dei pennelli più precisi al mondo. Per quanto riguarda naturalmente le serie più commerciali, ma di alto livello, poi chiaramente ci sono le produzioni di nicchia, ma lì è sempre. Siamo sempre lì, è meglio qualcosa di estremamente di nicchia che non è abbastanza testato, oppure qualcosa di commerciale ma di alto livello, ultra testato. In questo caso parliamo di Chubby 2, che proviene da un'alta scuola di barberia, di accessori per la rasatura, quindi è molto importante avere un background di enorme rilievo. E si spegne la luce. Allora, qui abbiamo saponificio Varesino con il suo montaggio. Vediamo quanto ci mette a venire via dalla mano. E ci ha messo secondi, ci ha messo secondi, quindi non è facile, è un sapone che rimane in viso, lo toglie solo il rasoio, ci ha messo veramente secondi, guardate, almeno 3 secondi di acqua calda, e comunque rimane protetto il viso. Molto importante, perché naturalmente ci deve passare poi il rasoio, no? Prova dell'unghia per questo saponificio Varesino Beta 4.3,
tundra artica. La profumazione è veramente buona, ve lo può dire anche chi ha già tundra artica 4.1. E in questa sua veste nuova, riformulata, ancora più allettante, più precisa. Golosa. Devo fare un risciacquo della salvietta e poi arriviamo alle conclusioni di questa Beta 4.3 Tundra Artica. Direi che ciò che è descritto nell'INCI rispecchia il prodotto, eh? Faccio fatica a togliere a posto. Faccio fatica a togliere il sapone. Proviamo l'aftershave, ma non so come mai sia più piccolo. Spero costi meno la boccetta, allora. Quindi passa a 100 ml la confezione di After. Però devo dire che questo bouquet così raffinato si sente lude, eh? Lud, i legni si sente, l'agrume non si sente tantissimo, ma secondo me è più un rafforzativo del bouquet olfattivo. Basta. Io ho risciacquato la confezione di saponificio Varesino dall'esterno. Lo richiudo e lo utilizzeremo domani in rasatura. Posso anche lasciarlo aperto per farlo asciugare, eh? Ma tanto si asciuga praticamente quasi subito, non è un problema. Si tratta di un hard soap, quindi meglio lasciarlo un pochino aperto. Io direi che questi prodotti li utilizzeremo allora domani in rasatura. Io vi aspetto. A questo punto alle 14:30 sul canale YouTube Mauro Di Lerni, vi auguro buon sabato, buono questo Tundra Artica comunque. Ci vediamo domani allora, buon sabato a tutti.